Ehi, bellezza, è passato tanto tempo dall'ultima volta. Esattamente 6 mesi, 3 giorni e 7 ore. Io e Ryan tentenniamo con la sopravvivenza, ma alla fine ci aiutiamo l'uno con l'altro. Mancano ancora 3 giorni di cammino per il prossimo avamposto. E il cibo, beh, quello scarseggia sempre. Sono un mangione, io, ti ricordi? La speranza di trovarti un giorno. È l'unica cosa che mi fa andare avanti. Ti troverò un giorno. Te lo prometto. Ti amo. Il tuo Jacob. Lei ti manca, vero? Tantissimo. Secondo la mappa, il prossimo avamposto è 30 km. Il sole sta calando. Quindi vediamo di qua. Cos'è che stavamo parlando l'altra volta? Sì, di quella serie TV che abbiamo visto anni fa. Ghost, quella sui fantasmi. Ghost Explorer, quella che non hanno più mandato avanti per sì, sì. Mi mancanza di budget. Ti ricordi, sì. Fermati, Ryan. Va bene. Una domanda, ma erano 30 o 300 chilometri? Ti ho detto che erano 30, siamo quasi arrivati, un po' di pazienza. Pazienza. Ryan, io ho perso la pazienza da quando basiamo la nostra vita sul cercare provviste negli avamposti. Cercare di sopravvivere. Jacob, io non ti riconosco più. Non sei mai stato così. È sempre per lei, vero? Lascia stare, Ryan. Lascia stare. Ryan, tu purtroppo non sai, non hai idea di cosa voglia dire perdere la donna della tua vita. Non hai idea. Vederla ogni giorno, da qualsiasi parte o sognarla la notte. Sto veramente male, mi sento. Ti assicuro che io non entrerò mai in quella cazzo di tomba finché non la ritroverò. Mai. E stai pur certo, Ryan, che lo farò anche da solo, se necessario. Non sarai mai solo. Sicuro che ti seguirò in quella cazzo di tomba.
Ryan! Ryan! Sai, siete proprio belli insieme, sai? È proprio una bella donna. Domanda di tipo retorico. Voi due sapete cosa significa paura? Sono convinto al 100% che sia tu che lui non sappiate cosa significa veramente. Lo sbaglio. Tu lo sai. Tu lo sai che cazzo significa paura. Tu lo sai che cazzo significa paura, sì o no? Mesi fa, quando le cose andavano bene, quando non c'era la guerra, quando il governo non giocava a chi ce l'avesse più lungo, no?
tu e lui avevate paure insignificanti. Paura che la propria squadra di calcio perdesse una misera, stupida, insignificante partita. Che la ragazza dei vostri sogni non uscisse con voi. Paure stupide, stupide come voi, capri insignificanti legati ad un albero. Le vere paure sono morire di fame, vedere i propri cari morire. Non sono le cazzate che pensavate fossero paure, come facevate un tempo. Lo sbaglio. Lo sbaglio. Sai, non ho mai amato gli spoiler, ma adesso te ne faccio uno. Tu e il tuo piccolo amichetto farete una bellissima fine. Verrete venduti per un po' d'acqua, un po' di cibo, un po' di soldi, per fare una vita di merda come schiavi, ok? Sarà un bel lavoro, lo sai. Ti dico un'ultima cosa prima di lasciarvi andare. Quando perdo il senno, perdo la ragione, quando sento un cazzo di calore che mi vibra in testa, tendo a dimenticare tutto ciò che devo fare per importante, ok? Tu e lui verrete venduti, no? Ma siccome il tuo amichetto del cazzo mi guarda male e a me sta cosa mi rende veramente nervoso, ok? Io agisco senza un motivo, lo devo vendere, mi guarda male, lo uccido, così, senza un minimo motivo logico, ok? Quindi, prima di lasciarti andare, ti faccio un bel regalino. Scarica di energia. Buona fortuna, bella. Ehi, tu e tu venite con me. E tu, buon viaggio. Thank you.
Avete l'orologio indietro di un'ora? Questa roba non basta neanche una persona. Senti, non sei l'unico a morire di fame, ok? È difficile anche per noi. E se al tuo capo fosse importato qualcosa, sarebbe qui con noi. Ma sai perché lavoro io? Gesù? Digli che si deve accontentare. E che non ho paura di uno che gioca a fare il re nel suo piccolo mondo. Occhio come parli! Di un'altra cazzo di parola e ti infilo un proiettile in testa! Se una cosa... annulliamo lo scambio! Annulliamo lo scambio, ok? Salutami il capo della paura. Bla 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 bla. Tutte queste chiacchiere, modi di fare, non ti faranno molto bene, lo sai? Ne sei consapevole? Sai cosa faccio adesso? Gioco a fare a re del mio piccolo mondo. Sai, un pochettino. Lo sapevo che mi avresti pigliato per il culo, lo sai? E io odio a morte chi mi prende per il culo. Eh? Eh? Mi scusi. Ah, ci sei anche tu. Bello grosso. Muscoloso. Sembri uno che non ha abbastanza paura, eh? Sai cosa significa paura, no? Vai, vai. Fai finta che non sia successo nulla, vai. Non ti faccio del male, vai. Vai. Corri, cazzo, corri! Ormai è andato tutto a puttane, quindi non ho niente da perdere, non mi serve più, lo sai? E sei quello che mi sta più antipatico. No. Guarda me, figlio di puttana! Guarda, guarda, guarda. Vai, scappa. Tanto prima o poi ti riprendo, sai? Sei un bastardo. Chi non muore si rivede. Mi hai preso per il culo. Cinque bottiglie per tre persone. Tre schiavi di merda per cinque bottiglie a qualche spiccio. Shh, non farmi cazzare, zitto. Zitto. Sai cosa facciamo io e te? Andiamo a farci un giretto. Che prego!
stai zitto se non vuoi fare la fine del tuo amico. Oh, senti, vado a svuotare un attimo il caricatore. Ok, non metterci troppo. Sto io con questo figlio di puttana. Stai zitto. Morto. Non finché ci sto io. Andiamo. Hai dormito molto? Mi hai salvato. Hai ucciso tutte quelle persone. Perché l'hai fatto? Perché ho fatto? Non voglio far passare alle persone quello che ha passato mio figlio.
Allora chi era quell'uomo? Quell'essere spregevole che ha ammazzato Ryan? Jason! Non morirò prima di aver ucciso quel figlio di puttana. Quell'uomo, Jason, perché ha ucciso mio amico Ryan? Perché fa questo alle persone? Le rapisce? Cos'è che ha fatto tuo figlio? Eravamo al sicuro. Io e mio figlio stavamo riposando. Una piccola pausa durante la sopravvivenza. Mangiare, bere, dormire. Poi, a un certo punto è successo il finimondo. Sono entrati per rapire mio figlio. Erano in due. Ho combattuto con uno. E durante la lotta mi è partito un colpo di pistola. Ho visto mio figlio morire tra le mie braccia. Non mi darò pace. Non mi darò pace finché non avrò avuto la mia vendetta. Mi dispiace. Lo seguo da quando ho ucciso mio figlio. So molte cose sul suo conto. Lui scambia persone in cambio di viveri e approvvigionamenti. È una specie di baratto di commercio, in modo tale che si possa ripopolare dopo la terza guerra mondiale. Anche io ho perso una persona a me cara. Lei era bellissima. Era coraggiosa. Un giorno ha deciso di andare da sola a cercare provviste. Avevamo finito l'acqua. E da lì poi non l'ho più vista. Non c'è stato giorno in cui io non abbia passato a cercarla. E ora ho perso il mio amico. Quell'uomo, Jason, me l'ha portato via. Mi dispiace. Spero che tu possa ritrovarlo. Grazie. Andiamo. Dove? All'avamposto. Dobbiamo andare.
Sono scappati. Jason, non dovevi uccidere gli schiavi di oggi, dovevano essere venduti. Ti faccio una cazzo di domanda. Una cazzo di semplice domanda. Chi è il capo? Tu. Allora mi spieghi perché cazzo ti metti in mezzo a me gli affari? Perché mi dici quello che devo fare? Eh? Perché? Dai! Sei bravo a parole, eh? Vai! Vai! Fallo! Se vuoi essere il capo, fallo! Eh? Odio a morte quelli che mi dicono cosa devo fare. Ok, io agisco di testa mia. Tu lavori per me. E ti devi fare i cazzi tuoi. Ok? Comando io qui. Non tu. Ci siamo intesi? Rispondi. Zitto. Sai, ti auguro di avere una seconda chance. Magari ti farei i cazzi tuoi la prossima volta. Mi sa proprio di sì. Punta a me? Sì, vai. Vado? Vai. Sai, c'è un regalino dentro la cartella di quell'uomo. Quindi non scapperanno tanto in fretta. Dove sono diretto? All'avamposto. Vai! Piccolo contadino fallito senza ricarica. Cos'è? Il tuo fucile ha fatto cilecca? Tua moglie non è molto contenta, lo sai? Mi hai portato via tutto! Non so nemmeno chi sei. Mio figlio!
Ora il mio cervello inizia a collegare. Tu sei quel piccolo, stupidissimo pezzo di merda che mi ha fatto perdere l'occhio. Per quel pidocchio, stupido, che chiami tuo figlio. Mille modi per morire. L'occhio. Per averti fatto i cazzi miei, centrando nei miei affari, prendendo quel pezzo di merda del tuo amico, facendolo scappare. Ok? Tu ti meriti di morire, ma non in un modo semplice, veloce, senza pietà. Ti meriti di morire soffrendo. Come tuo figlio. Ti dico l'ultima cosa. Spesso sento una cazzo di voce che mi parla in testa e mi dice: fai quello che pensi. Io in questo momento dovrei fare ciò che penso, ovvero prenderti e ucciderti senza pietà, così, senza un motivo. Però voglio godermi l'attimo, vederti soffrire nel mentre in cui io ti sto parlando. Cazzo di domanda. Tu sai cosa significa paura? Ti rifaccio la stessa domanda. Tu sai cosa significa paura? Ciao bello. Ehi amico. Scegliti un attimo. Dimenticavo. Quella è occupata.
sai, lo voglio ammettere, mi piace un sacco. Saranno anni che non trovo una persona forte e precisa come te. Tu e io siamo fatti per combattere a lungo, lo sai? Io giuro su tutte le persone che mi hai portato via che se ne avrò l'occasione io ti ucciderò. Hai capito? Mi piaci, cazzo. Incazzato, arrabbiato. Sai, sono molto contento. Mi piace sta cosa che in un paio di giorni ti ho fatto soffrire come ho sofferto io per tutta la vita. Mi sento orgoglioso. Tu sei pazzo. Tu uccidi e schiavizzi per persone, per individui più grandi di te. Già. E sono sicuro che farai la stessa fine un giorno. Ne sono sicuro. Pazzo? Io non sono pazzo, ok? Sono le persone che mi hanno fatto diventare il mostro che sono. Non parlare di cose che non sai. Non parlare di paura, di persone perse, se non sai un cazzo, ok? Tu non hai mai vissuto con un padre assente che non ti ha mai dimostrato un cazzo. Non hai mai amato una persona che ti ha fatto soffrire per anni, ok? Ci intendiamo? Aver sofferto in passato non ti permette di uccidere le persone. Ottima osservazione, ottima. Ma ho solamente colto l'attimo. Ora al mondo non esiste più, ognuno è libero di fare quel cazzo che gli pare. Mi sto prendendo la mia più totale, libera e freddissima vendetta, ok? Tutti hanno sofferto, tutti. Tu hai sofferto poco, io ho sofferto tanto. Ma prima o poi dovranno soffrire tutti. Ok? Ultima cosa, dimenticavo. La tua fanciulla, quella bellissima donna, se avessi saputo prima che fosse la tua ragazza l'avrei uccisa con meno pietà. No, non è vero. No, no, non è vero. Scusami per il colpo di scena, ma non volevo bruciarmi la sorpresa così. Volevo farti soffrire un attimo, farti capire un attimo cosa significa avere paura. Sai, piangeva. Mi implorava pietà. Cazzo, se l'avessi saputo prima, sarei stato più freddo. Sembrava proprio un agnello. Cazzo.
mesi e mesi a cercarla. E tu me l'hai portata via! Sai, lei è lì sopra. Paradiso o inferno? Dipende come si è comportata. Stai zitto! Cosa ti meriti? Ora sai cosa significa paura. Now you see me standing in the lights, but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to win the fight. I had to fall so many times. Now I'm the last one standing. You want with me on the cold block nights? Now you front row for the spotlight. Not a diamonds in the Audemars. Jets overseas for a fuck fight. Young nigga on door shitting, I ball on them Bill Cartwright. I can shine through the darkness. I guess I always been a star type. They lying at me in my hard fight. Could've been a victim of a hot pipe. Took a million risks just to get to this, cause we ain't the ones that the cops like. Been so many times God tested me. They only see the answers I got right. They commenting all on the blogs, trying to tell me how to live my life. Easy, like I made it overnight. I'm making it easy. You don't see the dark side, and all of the monsters I do fight, and all of the nightmares maybe stronger than life. Y'all say I've changed, really don't tell me how so. Got the ball, this bridge, I'm still sound on. I don't know, I'm a square peg in a round hole, like a block of cheese in a paper towel roll. Rocky Balboa, never been no towel throwing. Even when I got kicked to the curb, life not my dick in the dirt. I got back up, flipped at the bird till I earned the attention. I yearn not to mention, I learned how to turn resentment and hurt to an unquenchable thirst in the simplest terms.